Qual è il modo migliore per presentarvi DJI Action 2 se non mostrarvela in funzione? Un corpo compatto, agganci magnetici per gli accessori, batteria di buona qualità e un'applicazione allo stesso tempo semplice ed estremamente potente. Quella che vedete nelle mie mani è la piccola DJI Action 2, ovvero una action cam che incarna molteplici virtù con una misura davvero super compatta e che abbina anche la possibilità di sfruttare un sistema magnetico per l'utilizzo degli accessori. Beh, ovviamente il tema di un aggancio magnetico potrebbe anche lasciare qualcuno un po' perplesso, giustamente, sulla tenuta, ma DJI ha anticipato queste perplessità con questi piccoli ganci laterali che, una volta che il magnete è agganciato, rendono l'attacco davvero sicuro e oltremodo resistente. E proprio grazie al sistema degli agganci magnetici potete letteralmente indossare la DJI Action 2. Un po' come stiamo facendo adesso, indossando letteralmente la DJI Action 2 e sfruttando il suo unico microfono disponibile quando viene usato il solo corpo della Action Cam. Quando invece si aggiunge il modulo della batteria oppure quello del secondo display, i microfoni diventano 4, con una discreta capacità di ridurre anche il rumore del vento. Oppure è possibile optare per un microfono wireless esterno collegato attraverso la porta USB-C di DJI Action 2. C'è un modello direttamente di DJI disponibile, o ce ne sono molti altri compatibili oggi sul mercato. Ci sono altri dettagli importanti. La stabilizzazione, ad esempio, può essere utilizzata anche in modalità Horizon Steady, come quella che sto usando io in questo momento. Ruotando la Action Cam, le immagini rimangono sempre parallele ad una ipotetica linea di orizzonte. Altro aspetto interessante è quello dell'ampiezza della ripresa di 150 gradi, che è una delle migliori soluzioni disponibili sul mercato se non si ricorre ad una action cam a 360 gradi. Ovviamente ciò che conta quando si parla di una action cam è la qualità delle immagini. Con DJI Action 2 si arriva a 4K con 120 frame al secondo, con una buona definizione anche quando c'è poca luce. La batteria, quando usata singolarmente, garantisce 70 minuti di autonomia se si riprende a 1080 pixel, ma se si aggancia il pacco batteria si arriva a 3 ore. Se invece si utilizza il secondo schermo, che ha anche una batteria incorporata, l'autonomia arriva a circa 2 ore e mezza. DJI Action 2 è anche subacquea, ma solo quando la si usa senza i suoi accessori agganciati. Infatti, per usare la batteria extra o il secondo display bisogna usare la cover esterna, che è un accessorio extra. Nella valutazione complessiva di DJI Action 2 non dimentichiamo l'app, perché DJI Mimo è completa, efficiente e molto potente. Permette anche di fare brevi montaggi super efficienti sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale. Noi DJI Action 2 è piaciuta molto per la sua versatilità, per la praticità, per la sua capacità di fare delle cose veramente interessanti in un dispositivo davvero piccolo ed estremamente maneggevole, che può diventare utile quando si viaggia, quando si fa sport o semplicemente si vogliono catturare momenti di vita che sono molto divertenti. Beh, il mondo delle action cam ha una nuova protagonista, si chiama DJI Action 2. A prestissimo!